krepšininkų klaidas šiose rungtynėse. Krepa. Planiničius atgal komandos draugui. Na ką, jis darinėjo Zoranas Planiničius, mes jau galėjome matyti VTB lygoje, kuomet jis... Il playmaker spagnolo, in campo va il giocatore brasiliano, ma con passaporto anche italiano, Marcelinho Huertas, decisivo nel finale della gara contro il Calca Laboral di passare il turno. Planinic riesce a servire nell'angolo, Luoli da due punti, tira con il 65%, è anche il miglior assist man con 4 assist, punto 1, e il Calca Laboral recupera dopo il 9-2 iniziale e torna in parità sul 13 pari. Planinic batte Huerta. Evgenijus Pašutinas daug kartų pabrėžė Ramūno Šiškausko pavardę, kuris dabar prieš Makartį atgal iš toli. Den, troppe distrazioni finora per il Calca Laboral, che ha concesso tanti possessi extra ai russi, ed è un peccato capitale giocando soprattutto qui a Mosca. Šiškauskas prova ad attaccare dal palleggio Olson, ancora a mano sinistra. Terzo quarto con il palleggio di J.R. Holden, la marcatura è di Singletary. Langdon, su cui c'è Olson, palla per Šiškauskas che sbaglia. Na, pagal statistinius rodiklius vieningoje lygoje ir pelno pirmuosius savo taškus šiose rungtynėse. Pirmasis Chimki dvitaškis šiandien, prametus 4 iš eilės. Iš toli Lengdonas, 3. Questo possesso da Pau Ribas, Holden con molta calma si allontana dall'arco dei tre punti e poi vuole ripartire in isolamento, uno contro uno con Ribas, cerca compagni liberi, va a servire Voroncevic che mette per a terra. Sunerime CSKA gerbėjai, dabar labai susikaupę stebi šias rungtynes. Planinicius invece nelle mani salde di Zoran Planinic, marcato da English, blocco per lui di Voroncevic, poi c'è il tiro da parte. 43 secondi in questa speciale graduatoria, si tratta per il CSKA della gara numero 200 in Eurolega dal 2000 in poi, mentre c'è questa graduazione di Cristiano. Palla in mano però per il CSKA, che adesso sta davvero scappando via in questo secondo quarto. Šiškauskas attacca proprio Herman, poi fa marcia indietro, serve Landon che esce bene a Riccio di Argentino al suo primo anno con il Calca Laboral. Šiškauskas scarica bene su Voroncevic, molti minuti quest'anno il CSKA a giocarsi questo primo possesso del terzo quarto con Zoran Planinic, che subito chiama in causa Victor Kriapa. Lo scambio fra Kriapa e Langdon, Kriapa pasticcia con il palleggio, poi va sotto da Planinic che vuole sfruttare il suo vantaggio di centimetri nei confronti di English, lo attacca dal palleggio, scarica bene il pallone, poi